Da ex macello comunale a casa del teatro, quanto realizzato nel quartiere Semini qui a Caltagirone. Stasera l'inaugurazione di una importante struttura, non soltanto per questa popolosa zona, non tanto periferica ormai di Caltagirone, ma per tutta la comunità della città della ceramica. Un percorso progettuale e realizzativo lungo quasi 20 anni per un costo complessivo di circa 2 milioni di euro, per dare intanto alla struttura una importante sala a teatro di quasi 200 posti a sedere, ma di tanti altri locali che potranno essere utilizzate dalle diverse associazioni e non soltanto teatrali. Ma i dettagli nelle interviste che abbiamo realizzato. Il lavoro non è finito, ecco, in termini di programmazione relativamente al suo completamento, ma soprattutto all'utilizzo. Qual è la vostra idea di progetto? Ma sicuramente tutto l'edificio che è stato ristrutturato qui all'interno, la Casa del Teatro, è completa quasi in tutto, anche negli allestimenti, mentre gli edifici laterali sono stati ristrutturati e necessitano dell'allestimento, quindi abbiamo ulteriormente avviato e abbiamo già anche raggiunto l'obiettivo di ulteriore progettazione di finanziamenti dichiarati ammissibili che consentiranno un utilizzo di questi spazi, ovviamente con finalità ricreative, associative, artistico-culturali, perché oltre il teatro la danza e soprattutto gli edifici a fianco dell'edificio centrale sono quelli che consentiranno alle associazioni culturali e non solo del quartiere e dell'intera città di poter preparare e curare tutto ciò che precede uno spettacolo e la realizzazione. Quindi è una struttura che soprattutto deve essere vissuta, utilizzata e che vede al centro i giovani e non solo per questo aspetto e per questa forte valenza aggregativa e culturale. Filippo Manuello, come dire, ha messo la propria firma, se vogliamo, virtualmente in questa importante opera. In che maniera lo hai fatto? Ho chiesto una domanda al sindaco di aprire questo luogo che prima diciamo non era utilizzato. E ho chiesto perché molti bambini giocano qui nelle strade e di andarsi, diciamo, a divertire qui. Beh, intanto parole di gioia, perché quando sono diventato amministratore, all'epoca ero assessore, nel 1993, questo luogo veniva vissuto dal quartiere come una minaccia, perché vi era un silos che conteneva ancora i resti dell'attività di macellazione, e la prima cosa che abbiamo fatto è stato cercare di dare una prima sistemata senza grossi interventi strutturali per far utilizzare al quartiere, alla parrocchia, l'ex macello. Mi ricordo abbiamo fatto spettacoli teatrali all'interno dell'ex macello stesso, ancora vi erano tutte le attrezzature per la macellazione. Poi piano piano, man mano che sono arrivati i finanziamenti, lo abbiamo gradualmente trasformato, ora abbiamo realizzato il cuore, completato il cuore centrale di questa struttura. Sul mio lato destro vi è un locale destinato ad attività di ristorazione, di bar. Abbiamo abbattuto tutte le mura, perché prima era circondato, era un luogo chiuso, ed è diventato un luogo aperto per essere attraversato dal quartiere, la prima piazza dei Semini, e soprattutto questo diventerà un attrattore culturale per tutta la città, perché è la prima Casa del Teatro, il primo luogo che specificatamente viene destinato ad attività teatrali. I locali circostanti invece saranno assegnati alle associazioni culturali per fare attività preparatori di teatro, di danza, di musica. Noi speriamo, e lo abbiamo fatto inaugurare a un gruppo che ai Semini ha fatto la storia, un gruppo che il Little Seed, che si occupano appunto di spettacoli, e l'abbiamo fatto inaugurare anche alla scuola del terzo circolo dei Semini, che ovviamente simbolicamente gli stiamo assegnando l'utilizzo di questa struttura, perché veramente questo quartiere non sia più solo un quartiere dormitorio, un quartiere dove ci va solo la popolazione dei Semini, ma possa diventare un punto di attrazione per tutta la città.